Emozioni fortissime che devo dire erano già iniziate questa mattina presto, quando le premiate, i premiati di questa serata hanno cominciato a raccontare le proprie esperienze, il proprio accaduto e a raccontarsi come persone di fronte ai ragazzi, agli studenti delle scuole superiori di Cortona. Stasera a maggior ragione sono state approfondite le storie di ognuno di loro e è innegabile per ognuno di noi toccare quei tasti più sensibili. Ognuno di noi avrà potuto trovare un punto di contatto con almeno uno, se non tutti, i premiati di questa sera. E è proprio questo che volevamo, è questo l'obiettivo del premio, perché non possiamo abbassare la guardia e l'attenzione, ma smuovere emozioni e coscienze affinché non si sottovaluti il problema, il fenomeno e soprattutto non si dia per scontato niente. Beh, devo dire che è stata un'occasione per me di pensare a quanto sono fortunata, tutto sommato, perché è vero, mi sono impegnata, ho lavorato, ho faticato, però in qualche maniera ho sempre potuto fare ciò che era la cosa che mi piaceva, anche nel lavoro. Sono riuscita, come dicevo, anche ad avere una famiglia, quindi a realizzarmi anche dal punto di vista affettivo. E sentendo invece le storie terribili che le donne premiate stasera testimoniano, veramente credo che bisogna impegnarsi tutti molto di più nella far capire soprattutto ai giovani e ai ragazzi a saper riconoscere i primi sintomi della violenza, che si esprime in tanti modi, anche subdoli, anche sui social, anche verbale, nel non rispetto degli altri. Questa è già violenza. Sono molto contenta di aver potuto ricevere questo premio perché si tratta di donne. In ogni istante, in ogni momento della mia vita, l'attenzione verso il mondo femminile è, per me è la cosa più importante. Ne ho fatto anche quasi un disegno di vita mia, no? Un obiettivo anche solidale del mio mestiere. Io sono una giornalista professionista e seguo da anni storie di donne, qualsiasi genere di storie, ma soprattutto mi occupo di storie di violenza e anche di storie di speranza, la speranza che le cose possano cambiare e devono cambiare in fretta.